Dunque, ringrazio sentitamente Flora Gelli, scrittrice, poetessa, critico letterario e operatrice culturale che fa parte del nostro direttivo, è più vicino a me ed è anche nostra socia onoraria. Ringrazio Carlo Ciappi, anche lui fa parte del nostro consiglio direttivo, che è un fine decitore, fotografo di fama nazionale, cura i nostri recital di poesia, si interessa anche di critica d'arte e di critica letteraria. Credo che sia necessario un applauso per questi due amici che ci accompagnano nella presentazione di stasera. Ringrazio il pubblico e ringrazio in particolare il giornalista Maurizio Martini, il nostro amico che è qui, che fa la ripresa stasera, confermando che si è inaugurato un nuovo percorso intitolato Alleanze Culturali, promosso da Virginia Jorg Onlus, coordinato dal giornalista appunto Maurizio Martini, direttore di Over the Sky IT, insieme al Centro d'Arte Modigliani. E poi mi fa piacere notare anche fra il pubblico intervenuto la presenza di alcuni colleghi che fanno parte del nostro consiglio direttivo: la poetessa Patrizia Beatini, la pittrice Anna Serrini, poi abbiamo anche la socia onoraria scultrice e pittrice Doralice Avanzi. E dunque vorrei anche considerare che stasera abbiamo previsto una variante alla nostra scaletta, in quanto qui fra il pubblico c'è anche un poeta scrittore nostro simpatizzante, che è Lino Tarquini, che saluto, che sta per dare le stampe un saggio su Carlo Cassola. Quindi vorrei, dopo una breve introduzione, invitarlo da questa parte per sentire il suo intervento. Dunque, ricordo che tenendo presente il centenario della nascita di Carlo Cassola, un grande scrittore del Novecento, occorre considerare che ha scritto 35 libri, in maggioranza racconti e romanzi, ma anche saggi. Ha collaborato fin da ragazzo a riviste e giornali, sceneggiature per film e documentari. È stato corteggiato e conteso dai maggiori editori. Dunque vi accenno che questa è la seconda parte della manifestazione legata al centenario della nascita di Carlo Cassola, quindi il tema della seconda parte è il periodo della poesia esistenziale e gli anni della sua lunga battaglia pacifista. A questo punto inviterei Lino Tarquini da questa parte, e quindi è un omaggio anche, facciamo a Lino per il suo impegno a favore della riscoperta di Carlo Cassola. Grazie Lino. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio Roberto per l'invito. Noi ci conosciamo ormai da tanti anni, da quando praticamente il Modigliani è nato, dal 79, anzi io per tanti anni ho fatto parte anche del consiglio direttivo. Poi ho preso un'altra strada, ho preso la strada di Mario Luzzi, di Spazio Tempo, della Lucarini Poggi, e questa circostanza in qualche modo mi fa riscoprire un po' il passato per due ragioni: la prima perché dentro i Modigliani ho ancora tanti amici, e la seconda perché Cassola è stato sempre lo scrittore che fin da ragazzo io in qualche modo ho preferito ad altri. Io cerco di prendermi il meno tempo possibile, anche se mi rendo conto che rendere omaggio a uno scrittore di questa portata non sia facile. Uno scrittore, se vogliamo, per tanti anni un po' bistrattato. Ora
se ne è riscoperto molto il valore, un po' come è successo con Federico Tozzi, e questo centenario ha dato in qualche modo il là a tante iniziative. Il comune di Monte Carlo so che ha fatto tante cose, alcuni amici critici, per esempio Federico Migliorati, so che venerdì a Verona ha fatto un ottimo convegno parlando di lui e di Bassani, quindi qualcosa si è mosso. Quindi dicevo, cercherò un attimino di prendermi poco tempo, cercando un attimino di, per quanto possibile, di focalizzare l'attenzione su quegli aspetti che fanno parte un po' di questa seconda vita di Cassola, nel senso che la prima settimana, sabato scorso, come ha detto Roberto, fu in qualche modo tracciata tutta la fase, diciamo così, della resistenza, della politica, e dal 61, diciamo con un cuore arido, c'è stato il secondo cambiamento, che poi sapete, poi c'è stato il terzo, che è quello dell'antimilitarismo. Volevo semplicemente, velocissimamente, dirvi in ordine gli iscritti che sono partiti dal 61, da un cuore arido, con Einaudi, poi c'è stato il Cacciatore, poi c'è stato Tempi Immemorabili, Storia di Ada, Ferrovia Locale, Una Relazione, Paura e Tristezza del 70, Montemario 73, Gisella 74, Troppo Tardi 75, L'Antagonista, La Disavventura, L'Uomo e il Cane, Un Uomo Solo, Il Superstite, Il Paradiso degli Animali, Vita d'Artista, e poi si parla di tutta la trilogia atomica, quella dell'impegno antimilitarista. I suoi scritti si sono chiusi con mio padre e con quella breve plaquette edita nell'85 da Pananti, che si intitola Le persone contano più dei luoghi. Allora, eravate rimasti l'altra volta alla ragazza di Bube, e quindi cosa è successo dopo la ragazza di Bube? Ma perché lui a un certo punto ha cambiato rotta? Ha cambiato rotta perché durante un premio Strega di quegli anni lui ebbe un attacco diretto da parte di Pasolini. Pasolini in quel premio Strega sponsorizzava un po' Calvino, e quindi non gli piaceva il realismo così come l'aveva interpretato e scritto Cassola, e quindi lo aveva attaccato. Cassola si risentì molto di questo attacco. Tant'è che a un certo punto in un giornale, voi sapete che non ve la sto a fare lunga, ma le collaborazioni ai giornali sono state molteplici, dalla terza pagina del Corriere della Sera, dove anche Montale ha parlato spesso di Cassola, alla Stampa, ma tanti altri giornali. Quindi leggo un trafiletto che ho ritagliato per il mio saggio, che torna a dire quanto prima. Penso di dovrà avere le stampe, dovrà uscire, vedremo con chi e come. E leggo quello che ha scritto lui, quindi nessuno più meglio di lui ci può spiegare perché ha dato questa virata. Questa virata l'ha data proprio perché non condivideva il fatto dell'attacco, che non lo considerava uno scrittore realista. Sabato scorso, mi ricordo, fu detta una cosa molto giusta, qualcuno aveva ritirato fuori la storia di Liala, no? Liala fu l'accusa più grave che Cassola subì in quegli anni. Liala stava per scrittore non impegnata, no? Romanzetti da quattro soldi, e quindi lui una volta per tutte ha deciso con un articolo, ne riporto appena poche righe, tanto per farvi capire che cosa intendesse lui, se si riteneva uno scrittore realista o meno. Allora lui dice: mi ritengo uno scrittore realista nel senso che amo la realtà e non desidero evaderne, nel senso che amo il mio tempo, nel senso che non ho una mitologia, o se la ho è una mitologia legata al mondo moderno. Insomma, per farla breve, se io penso a un bosco mi piace immaginarlo abitato da boscaioli e non da ninfe o da fauni. Se penso a una passeggiata in pineta con una ragazza, mi piace immaginare che la ragazza si chiami Anna e non Hermione. Se poi mi si vuole proprio appiccicare un'etichetta, allora mi si appiccichi quella di subliminale. Qualsiasi altra la rifiuto.
Ecco, permettetemi un'altra riflessione su questo concetto di subliminale. Sarebbe bello svilupparlo insieme a voi, ma purtroppo penso che non sia possibile. Il concetto di subliminare Cassola l'ha sperimentato e l'ha portato avanti negli anni. Là lo ebbe da lettura di James Joyce attraverso Gente di Dublino, attraverso l'Ulysses. Che cosa vuol dire subliminare? Subliminare per lui era quello che stava sotto la soglia, cioè le cose che non riusciamo a percepire direttamente, sono quelle più nascoste. Faccio due esempi che lui fa. Uno è, per esempio, quando lui evoca il paese di Sette Camini. Sette Camini è un paesino vicino a Roma di cui lui non c'è mai stato, l'ha sentito solo evocare dal fratello. E lui si immaginava chissà che cosa di questo Sette Camini, quindi il subliminare era quello che immaginava lui, quello che stava nella sua immaginazione, quindi sotto la soglia. Lui si è guardato bene da andarci, perché lui lo sapeva, che se fosse andato a Sette Camini, praticamente tutta la sua forma evocativa, tecnico-letteraria, immaginaria, sarebbe stata distrutta. Il concetto subliminare l'ha riportato anche in altri passi, quando lui ha parlato del crepuscolo, che era il momento in cui lui prediligeva. Le sue scritture più belle sono proprio quando lui racconta di questi passaggi dalla luce all'ombra, era il momento in cui lui preferiva. Quindi questo concetto di subliminare lui se l'è portato dietro per tantissimi anni, fino a che poi non ha, ne parleremo fra pochissimo, ha dirottato con l'impegno antimilitarista. Allora, un'altra piccola cosa che vi volevo dire, Cassola nei suoi scritti ha sempre rigettato le apparenze più eclatanti, le più vistose della realtà. Ha preferito sempre aspetti minori quotidiani, non per niente i racconti più belli dal taglio del bosco a paura e tristezza, ma se vogliamo per certi versi, anche per certi tratti, anche nell'antagonista. Lui ha prediletto un maestro di Ada, adesso sarebbero tanti racconti in cui lui questo quotidiano